Ciao, io sono Carlo e questo è Fudo Games. Sabato nelle mie stories ti avevo lasciato con l'arrivo di questo bellissimo pacco dei miei amici Arianna e Marco della Ludendo Docere. È un pacco che avrei dovuto unboxare e mostrarti il contenuto, ma purtroppo ci si è messo di mezzo un po' di influenza da parte del piccolo, quindi non ho potuto fare il video, ma eccoci qui pronti a partire. Prima però di mostrarti, di andare a vedere quello che c'è al proprio interno, io ti invito a seguire i canali social di Arianna e Marco della Ludendo Docere, quindi la pagina Facebook, il canale Instagram, ma soprattutto il loro sito internet www.ludendodocere.it, dove potrai trovare tantissime curiosità, ma soprattutto tanti giochi come quello che andremo a vedere tra poco. Prima di iniziare, ovviamente non dimenticare di iscriverti a questo canale YouTube, di seguirlo, commentarlo, mettere mi piace se i miei contenuti li trovi interessanti, commentare e darmi anche dei consigli, in modo tale che magari posso avere un punto di vista diverso da quello che è il mio, da valutare. Di seguire la mia pagina Facebook e il mio canale Instagram. Inoltre, da un po' di tempo sto scrivendo anche degli articoli a tema ludico sul sito di Board Game Francesco, quindi ti invito a visitare anche il sito di Board Game Francesco www.boardgamefrancesco.it. Ma senza ulteriori indugi, andiamo a vedere quello che c'è all'interno di questo bellissimo pacco. Allora, forbici, non dalla punta arrotondata, quindi apriamo. Vedo tanta carta schioppettina che farà felice i miei figli. Un bel paccone grande, delicatamente. Ok, buttiamo la carta sempre per terra, ovviamente. Don't try this at home. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Oh, guardate qua, è meraviglioso. Guardate, questo qui è un gioco che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Prima di tutto mi voglio soffermare però, ecco, sul dettaglio di questo gioco meraviglioso. Tutto fatto in legno. Allora, prima di andare avanti, concedimi una piccola digressione, perché allora avevamo parlato con Arianna e Marco che mi avrebbero inviato, avrebbero avuto il piacere di inviarmi un gioco, e io, parlando così, gli avevo detto che avrei avuto piacere di provare Aseb, gioco che comunque ti porterò. Loro hanno pensato bene di farmi questa meravigliosa sorpresa, di mandarmi il Senet, che è il gioco, l'evoluzione dell'Aseb, esteticamente è decisamente molto, come puoi vedere, molto più bello, molto più elaborato. Quindi io veramente abbraccio fortemente Arianna e Marco, perché è stato un pensiero veramente carino, apprezzato, e spero che con questo video di riuscire a rendere onore e al gioco, ma soprattutto al vostro lavoro e al vostro impegno.
Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere adesso nel dettaglio questo meraviglioso lavoro, questo gioco interamente fatto a mano. Ci tengo a sottolineare che questo è un gioco interamente fatto a mano da Arianna e Marco, che hanno unito la passione alla storia e quella del mondo dei giochi da tavolo, e che piano piano, dopo molte e approfondite ricerche, hanno iniziato a produrre varie tipologie di giochi, tutti interamente correlati a diversi periodi storici, e si mettono lì nel loro garaggetto e piano piano producono tutti questi giochi meravigliosi, che ti invito ad andare a vedere nel loro sito che ti ho detto prima. Quindi, venendo al Senet, che è l'evoluzione dell'ASEB, il gioco che comunque è venuto dopo l'ASEB. Come potete vedere, abbiamo tutta questa rappresenta la plancia di gioco. Questo è il percorso che si dovrà percorrere con le pedine che adesso andremo a vedere, dove ci sono alcune caselle speciali che poi vedremo nel dettaglio. Adesso ci soffermiamo soltanto sull'estetica del gioco. Ci tengo a farti vedere che ogni lato praticamente è decorato. Sono andato troppo oltre, scusami. Ogni lato è decorato, c'è il disegno dell'occhio di Ra addirittura qua. Okay. C'ho la telecamera un po'. No, non ce la faccio, vabbè. Ti farò vedere sfilandoti il cassetto. Come puoi vedere, ogni lato è completamente decorato e colorato. E questo qui null'altro è che un cassetto dove riporre le pedine con i dadi molto particolari, che vedrai tra poco. Questo è il cassettino con l'occhio di Ra, vediamo se riesco, eccolo qua, si vede. E questa null'altro è che il mitico dodo, l'uccello simbolo, vediamo un po', ecco, scusa, ce la posso fare, ok, simbolo dell'alludendo docere. Dietro abbiamo appunto il rimando al sito con il nome del gioco, e questo sul retro del cassetto, cosa fighissima, è il dodo inciso, proprio marchiato nel legno, quindi veramente non si è lasciato nulla al caso. Ma adesso andiamo a vedere quello che c'è in questo piccolo sacchettino, dove ci sono, come si può sentire, vari componenti tintinnanti, che però voglio mostrarti poco alla volta. Vediamo un po'. Allora, abbiamo quelle che sono le pedine, quindi queste perle vere e proprie, che sono le pedine che poi si andranno a muovere sopra il tabellone. Ne abbiamo 5 per colore, 5 azzurre e 5 color ambra, e molto belle. Il sole poi oggi è veramente aiuta tantissimo, perché sono luminosissime. Cedere anche qui, sono veramente molto molto belle. Ma la cosa fighissima, che penso che avrebbero potuto mettere dei dadi normalissimi, ma per tener fede a quello che è l'anima di questo gioco, giustamente hanno riprodotto i dadi così come esistevano all'epoca degli Egizi. E quindi questi sono i dadi, eccoli qui. Adesso ho fatto il risultato di 3, praticamente erano rappresentati da queste stecchette che venivano materialmente tirate come i dadi, ecco qua. Questo è il risultato di 1, che praticamente si tiravano i dadi e si muovevano le pedine.
Torniamo un attimo qui per alcuni cenni storici che reputo doverosi per conoscere questo gioco, ma soprattutto per apprezzarlo ancora di più. Il Senet è il primo gioco del quale si abbia notizia. Ci sono delle registrazioni risalenti alla prima dinastia, che è stimata e calcolata intorno al 3300 a.C. Molti esemplari di questo gioco sono stati trovati all'interno di molte tombe egizie, inclusa quella di Tutankhamon. La diffusione di questo gioco fu tale che non fu giocato soltanto in Egitto, ma il Senet venne giocato anche in molti paesi dell'Oriente e del Mediterraneo, come l'Israele, il Libano e Cipro. Il Senet è un gioco di percorso e nell'ideale egizio rappresentava il viaggio dell'anima nell'oltretomba egizia, la Duat. Giocato inizialmente solo a scopi religiosi da faraoni e sacerdoti, a partire dal 1500 a.C. fu giocato un po' da tutti. Ci sono citazioni del Senet anche sul libro dei morti, sulle tegonie del libro dei morti, e addirittura si pensava che fosse stato inventato dal dio Thoth, il dio della musica, della sapienza, dell'alfabeto, e che veniva raffigurato sotto forma di ibis, un uccello che volava sopra le sponde del Nilo. Una delle immagini più rappresentative di questo gioco è senza ombra di dubbio l'immagine dell'imperatrice Nefertari che, seduta sul suo trono contro un avversario invisibile, gioca al Senet. A conferma della sua lunga storia, sono state trovate raffigurazioni sulle pareti tombali dell'antico regno 1000 anni prima di Tutankhamon. E il Senet veniva raffigurato in associazione a strumenti musicali o comunque altri tipi di intrattenimento. Rimanendo su Tutankhamon, sono stati trovati diverse copie di questo gioco e di diverse misure, da quella più piccola a quella più grande. E questo testimonia probabilmente che il Senet era uno dei giochi più apprezzati dal giovane imperatore. Benché la maggior parte dei reperti trovati nelle tombe erano in ceramica o in legno, il reperto più antico risale al 3300 a.C. ed è stato rinvenuto al cimitero di El Mahasna, è rappresentante una tavoletta di terracotta che oggi è conservata al Museo Egizio di Bruxelles. Nonostante l'enorme diffusione di questo gioco, non sono mai state trovate però le regole. Quelle che sono utilizzate oggi sono il frutto di uno studio e una ricostruzione fatta dagli archeologi, in particolare Kendall e Bell. Questi erano i doverosi cenni storici relativi al Senet, ma adesso andiamo a vedere come si gioca a questo antichissimo gioco. Prima di tutto impariamo come si leggono i dadi egizi. Il risultato di ogni lancio è dato dalla parte dorata che verrà visualizzata dopo il lancio, quindi in questo caso avremo un risultato di 1, questo sarà un risultato di 2, un risultato di 3 e un risultato di 4. Ma qualora ci fossero solo parti in legno visibili, quello sarà un risultato di 5, quindi diciamo che stiamo parlando di un D5 più o meno. Il gioco inizia con tutti i componenti al di fuori del tabellone di gioco. Si tirano i dadi per decidere chi sarà il primo giocatore, dopodiché questi lancerà i dadi e muoverà per primo. Il percorso da seguire parte sempre dalla casellina opposta a questa qui, che è l'ultima casellina, e proseguirà in un percorso a serpentina, in questo modo qua, fino a che, una volta arrivata qua, la pedina dovrà fuoriuscire dal percorso, quindi dovrà effettuare un ulteriore lancio esatto che gli permetta di uscire dal circuito. Lo scopo del gioco infatti è quello di far fuoriuscire tutte e cinque le proprie pedine al di fuori del tabellone di gioco. Quindi dovrai effettuare tutto il percorso e poi far fuoriuscire la tua pedina. Ogni singolo lancio di dadi vale per una sola pedina, quindi non si può suddividere il risultato dei dadi in più pedine. E inoltre risultati diversi danno effetti diversi, perché per un calcolo delle probabilità di uscita è molto più probabile che ti escano i risultati di 2 o di 3, è molto meno probabile che ti escano quelli 1, 4 e 5, quindi
qualora escano 1, 4 o 5, questi risultati ti danno la possibilità di poter effettuare un ulteriore lancio. Nelle caselle non possono stare mai più di una pedina. Laddove una pedina terminasse il proprio movimento, dove ce n'è un'altra, ovviamente si fermerà prima e passerà il turno all'altro giocatore. Se non c'è la possibilità di poter muovere alcuna pedina, allora il turno salterà. Se si termina il movimento dove c'è una pedina avversaria, la si mangia, quindi essenzialmente si va a invertire la posizione delle due pedine. Questo non è possibile qualora la pedina del nostro avversario risulti essere una pedina protetta, ovvero abbia al proprio fianco un'altra pedina dello stesso colore. In questo caso è impossibile effettuare l'operazione di mangiare la pedina. Durante il percorso è possibile saltare le pedine proprie o altrui, ma mentre non c'è un limite di proprie pedine che si possono saltare, per quanto riguarda le pedine del proprio avversario non si possono saltare più di due pedine. Ma adesso andiamo a vedere cosa sta a significare ogni singola casella raffigurante un geroglifico, la quale apporta un effetto alla pedina che vi è posizionata sopra. La casella raffigurante il geroglifico Casa di Nefer o della Rinascita permette alla pedina che vi è posizionata sopra di non essere attaccata e si potrà uscire da questa casella senza dover effettuare un ulteriore lancio di dadi, come vedremo per quelle successive. Il geroglifico Casa dell'Ane o della Vita permette, come nel caso precedente, alla pedina che vi è posizionata sopra di non poter essere attaccata, ma necessita per poter uscire da questa casella di un lancio di dadi esatto da 5. Se una pedina finisce nella casella Casa di Mu o delle Acque, questa finirà inevitabilmente nelle acque, quindi, per poi rinascere nella casella 15. Qualora questa casella sia occupata, rinascerà dalla casella numero 1. Per evitare tutto questo, si necessita di un lancio di dadi esatto da 4. Il geroglifico Casa di Iside e Neftis permette alla pedina che vi è posizionata da sopra di non poter essere attaccata e necessita di un lancio di dadi esatto da 3 per poterne uscire. Come per le precedenti, anche nella casella con il geroglifico Casa di Mat o delle Tre Verità, la pedina che vi è posizionata sopra non può essere attaccata e necessita di un lancio di dadi esatto da 2 per poterne uscire. Va da sé quindi che anche nell'ultima casella raffigurante il geroglifico Casa di Horus la pedina che vi è posizionata sopra non può essere attaccata e per uscirne si necessita di un lancio di dadi esatto da 1. È ovvio che se un giocatore ha le proprie pedine sulle caselle con i geroglifici deve effettuare il lancio esatto di dadi. Qualora non lo effettuasse o non lo potesse effettuare, o salta il turno, oppure se ha altre pedine da poter muovere, dovrà muovere quelle. Il primo giocatore che riuscirà a far fuoriuscire dal percorso tutte e 5 le proprie pedine sarà dichiarato il vincitore. Piccola postilla relativa al Senet. Questo gioco nasce con 7 pedine per giocatore. Perché quindi noi qui ne troviamo solo 5? Perché nelle versioni più recenti che sono state trovate di questo gioco, il tabellone raffigurava da una parte il Senet e dall'altra l'Aseb, e siccome l'Aseb si gioca solo con 5 pedine, per uniformare i due giochi sono state tolte 2 pedine. Ed eccoci alla conclusione del video dove ti esprimo il mio pensiero su questo gioco. Partendo dalle regole, ovviamente qui si sta parlando di un gioco di percorso dove ci sono solo 2 regole, tirare i dadi e avanzare. È un po' l'antenato del gioco dell'oca, se vogliamo dirla tutta. Dirai, è semplice, ma va contestualizzato anche al periodo storico nel quale è nato questo gioco. E quindi bisogna riuscire a calarsi, sapere calarsi in questa ambientazione, se vogliamo chiamarla così, in questa ambientazione che è data sia dal gioco stesso, ma soprattutto da bellissimi disegni geroglifici che comunque rimandano tantissimo al gioco originale. Effettivamente Arianna e Marco hanno effettuato un grandissimo lavoro, perché sono andato su internet a vedere varie foto del Senet che è stato trovato e se ne trovano ovviamente di varie forme, di vari materiali,
ne ho trovati anche di molto 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 simili a questo. I materiali sono comunque materiali buoni, perché si sta parlando di legno, e soprattutto le pedine, che sono fatte in pasta vitrea, che comunque sono molto molto piacevoli al tatto. Quindi perché comprare un gioco come questo? Non è tanto per il gioco in sé, ma per quello che rappresenta, secondo me. Ludendo docere viene dal latino, che dove ludere significa divertirsi, e docere significa insegnare, imparare, che quindi si può tradurre con giocando, imparare giocando, giocando si impara. Comunque il concetto è quello. Ho sempre detto che secondo me i giochi da tavolo hanno una forte componente didattica, al di là del divertimento, al di là delle tematiche, al di là di tutto, perché comunque ti chiamano a doverti impegnare a sviluppare determinate capacità. Secondo me questo è un gioco, o comunque non solo questo, ma tutti i giochi della Ludendo Docere sono degli strumenti assolutamente utili a livello didattico. E quindi, se c'è qualche professore, qualche educatore che magari vedrà questo video, consiglio vivamente innanzitutto di andare a visitare il sito di Ludendo Docere, che è www.ludendodocere.it, e per poter dare un'occhiata agli straordinari lavori che portano avanti Arianna e Marco, e soprattutto di prendere in considerazione anche l'idea di utilizzarli per le loro lezioni, per i loro studi, e comunque per far toccare con mano qualcosa che tendenzialmente si studia forse soltanto sui libri. Mi spiego, sui libri tu studi la storia, ti parlano di Tutankhamon, delle piramidi, di tutti i reperti che sono stati trovati, ma agli occhi di uno studente quelle nozioni sono delle parole scritte sul libro che ognuno di noi deve imparare, deve sapere. Poter toccare con mano un reperto, ovviamente non stiamo parlando di un reperto, ma una ricostruzione di un reperto, comunque un gioco che sai che comunque è appartenuto, che ci ha giocato magari, ecco, come in questo caso al Senet ci ha giocato Tutankhamon. Quindi l'idea di avere davanti un gioco che è stato giocato e che magari rientrava tra i preferiti di un faraone come Tutankhamon, ecco, può stimolare assolutamente la volontà e la curiosità dello studente. Sul sito di Ludendo Docere poi non ci sono soltanto giochi dell'epoca egizia, ma ci sono giochi dell'epoca celtica, giochi dell'epoca romana, medievale e tanti altri. Quindi per questo io ti invito veramente a visitare quella pagina, perché è un po' come visitare un sito archeologico, perché potrai vedere tanti giochi che venivano utilizzati dagli antichi, e sotto ogni gioco, affiancato ad ogni gioco, c'è sia la spiegazione ma soprattutto i cenni storici relativi a quel gioco, e trovo che sia una cosa assolutamente interessante, che rende l'idea non soltanto dell'amore che loro nutrono per questo hobby, ma soprattutto la passione che ci mettono nella ricerca e nello studio soprattutto. E quindi questo deve essere preso assolutamente ad esempio anche e soprattutto dai ragazzi. Non fa male neanche agli adulti, perché viviamo in un'epoca, come dico spesso, in cui siamo un po' atrofizzati da questi strumenti qui, lo dico per cognizione di causa. Quindi è importante stimolare la curiosità dei ragazzi.
E Arianna e Marco, secondo me, con il loro lavoro ci riescono benissimo. Quindi io rinnovo veramente con tutto il cuore l'augurio ad Arianna e Marco di poter trovare il successo che meritano, e soprattutto ogni bene, perché sono delle persone veramente fantastiche e ricche di idee, di energia, quindi veramente complimenti per tutto. Proprio per questo, prima di salutarti, ti rinnovo l'invito a seguire Arianna e Marco attraverso il loro sito internet e attraverso i loro canali social, senza però ovviamente dimenticarti di me. Iscriviti al mio canale, attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato delle novità del mondo Food Games. Segui la mia pagina Facebook e il mio canale Instagram e leggi i miei articoli sul sito di Board Game Francesco, www.boardgamefrancesco.it. E siamo giunti alla conclusione del video. Io ti ringrazio per averlo visto, ti do appuntamento al prossimo tutorial. Mi scuso per l'audio, ma ho avuto dei problemi con il microfono che ha deciso a un certo punto che si era stufato e ha smesso di funzionare. Quindi purtroppo ho dovuto rimediare con il microfono della webcam. Vorrà dire che me ne comprerò un altro, per amore. Per Natale sa almeno di cosa ho bisogno. Io ti abbraccio forte e ti do veramente appuntamento ai prossimi eventi Food Games. Io sono Carlo e questo è Food Games. Ciao!